Alle pendici dei Monti Prenestini, in posizione dominante sulla Valle del Sacco, sorge Genazzano, immerso in un paesaggio caratterizzato da boschi di castagni e di ulivi. Uno dei borghi più affascinanti del Lazio ci porta oggi alla scoperta di uno dei piatti tradizionali più antichi, i gnocchi a coa esoreca. Venite a scoprirli con me. Signora Silvana, buongiorno. Buongiorno, grazie per averci ospitato qui a Genazzano e per farci scoprire questi gnocchi a coa esoreca. Sorica. Sì. Ma che vuol dire coa esoreca? Coa esoreca è un topo grosso. Un topo si dice, enorme, un grosso topo. A Genazzano la chiamano la sorica. La sorica, e la coa sarebbe... E la coda è lunga. Perché i gnocchi saranno fatti come la coda del topo. Del topo. Però... Ma andiamo, mi dica però... Però noi qua, ha detto, alla paesana si dice sorica. Sorica, quindi acqua de sorica. Perfetto, e li prepariamo. Abbiamo messo la farina mischiata, un po' di grano duro e quella normale, zero. Poi mettiamo un uovo e poi l'acqua. Ok. Allora, cominciamo. Come no? Se man mano io faccio, No, mi no, dici. No, non serve. Queste... È un esempio, perché certo. E questo è poco, diciamo, l'impasto, perché sì. Poi si fanno gli impasti a secondo le persone. Ah certo, chiaramente, secondo la quantità. Da che anni si è cominciato a fare questo piatto qui? Se lo ricorda da che... Beh, diciamo a grosso modo che saranno 200 anni, perché io che ho 75 anni, le mamme mie, la mamma mia, le nonne già lo facevano. Certo. Quindi... Io che mi ricordo, saranno 200 anni, poi a grosso modo, mo non certo, delle chiaro. Cose come adesso, i social non c'erano, detto per i detto. E per si raccontava e si vedeva. Raccontava. Si faceva in casa, chiaramente, tutto sì, si faceva tutto in casa. Perché la donna non era... Non lavorava. Non lavorava e era addetta a fare questi lavori qua. Certo, chiarissimo. E allora... Detto alle mamme, lo dicevano alle figlie, le figlie alle altre figlie, e si andava avanti e così. Passava di mano e in passava. Mano. Certo, ma certo. Prima era necessario, perché non è che si trovavano tante cose, non c'erano i frigoriferi, non c'era niente. Quindi si dovevano pure adattare. Ah certo. La pasta si teneva nel classico canovaccio, un posto umido a casa, un sì, posto fresco. Con l'insalatiera, certo. Col canovaccio. Poi sempre magari la donna andava a lavare i panni al lavatoio. Certo. La preparava un attimo prima, la lasciava e andava a lavare, a riposare. Quando tornava, con un attimo la stendeva. Poi si stava chi la faceva con i fagioli, chi la faceva con i ceci, asciutta, certo, con le uova, si chiamavano fettuccine. Certo, certo, invece, chiaro. Diciamo acqua e farina erano gnoccacci o gnocchi a coda tesorica, però la classica ricetta, diciamo, del Genazzano è gnocchi a coda tesorica. Chiaro. Benissimo, ve la vedo impastare, che è una cosa meravigliosa, la manualità. Sì, e il lavoro che si fa a mano è sempre un bel vedere. E fa bene, terapeutico. Ah sì, aiuta. Perché la farina è antistress, lo sapeva? Ah sì, poi il principio adesso ci sono quelle palline che uno prende e stringe, ma poi sì. Questo il principio è lo stesso, non cambia assolutamente niente. Certamente, solo è una ginnastica alle mani. Esatto, solo che lì non arriva da nessuna parte, qui si arriva in gnocchi. Poi li mangi, soddisfazione è un quella. Percorso migliore, assolutamente. La assolutamente. Soddisfazione è quella. Va benissimo, ecco. Va benissimo. Adesso questa è fatta. Perfetto, questa la lasciamo sì, riposare. Ecco, adesso ci mettiamo sopra una... sì, così diciamo, va. Io me lavo le mani. Esatto. Posso? Ci troviamo, come no, assolutamente sì. E noi ci vediamo fra una mezz'oretta. Una mezz'oretta. Proseguiamo la storia. Ecco. Signora Silvana, allora, intanto che la pasta si sta, diciamo, raffermando, pronti per poi preparare i nostri gnocchi, lei ha scritto una cosa dedicata, di fare una sorta di spiegazione, dedicata appunto al nome di questo centro anziani, che sì. È un vecchio e un bambino, famosissima canzone di Francesco Cuccini degli anni 60. E
l'ha scritto una spiegazione per i ragazzi di oggi che sicuramente non conoscono ancora, certo, Francesco Cuccini. Certo. Se ce la vuoi leggere, noi l'ascoltiamo volentieri. Certo. Allora, l'ho intitolata Un vecchio e un bambino, tenendosi per mano. Un vecchio dice al bambino. Il bambino dice al vecchio, insegnami la vita. Risponde il vecchio, io ti posso insegnare solo la strada. E il percorso devi farlo tu. Sappi che la strada è lunga, è piena di insidie e spesso ti troverai solo e avrai paura, ma devi trovare il coraggio di alzarti e andare avanti. Solo allora sarai un uomo. Ricordati sempre che un vero uomo deve essere sempre onesto, saggio e giusto per essere fiero di se stesso. Devi sapere che la vita è una strada piena di insidie e gioie e dolori. Il vecchio e il bambino tenendosi per mano, sempre il vecchio con il suo passato, il bambino con il suo futuro. Così è la vita. Ed è una spiegazione più che chiara su quello che è la storia di tutti. La vita. La vita di tutti. La vita. I bambini, adulti, anziani. Chiedono agli anziani tanti perché. Ah certo. Tanti perché, ma gli anziani l'unica cosa che sanno rispondere è che devi essere fiero, onesto nella vita, la prima cosa, e cercare di diventare un uomo retto. Assolutamente vero e assolutamente condivisibile. Consigli. Consigli, consigli, consigli per la strada. Ecco, la strada da fare. Però il nonno col nipote serve proprio a questo. Assolutamente sì. Bisogna tramandare quello che si sa. Dare consigli perché la vita non è stata facile per nessuno. E non lo sarà neanche per loro. L'importante è essere... Non arrendersi. Esatto, e andare avanti. E andare avanti. E bisogna il ferro batterlo per allungare. Per farlo piano. Grazie tanto. Due parole. Grazie tanto e torniamo ai nostri gnocchi. Bravo. Signora Rita, allora qui sotto c'è quello che si è riposato per una mezz'ora. Intanto io sbircio, poi faccio vedere a tutti come è bello. Perché poi in realtà la pasta si assoda un po'. Certo. Si tira, diventa tutta liscia. E delicata e pronta. Per essere allungata. Prego, vediamo che cosa è uscito fuori. Così togliamo questo. Ok. Eccola qua. Questa è la nostra pasta. Liscissima. Senta, la puoi toccare con le manone, che seta. È bella. Che seta. È bella, bella. Come accarezzare una donna. È giusto. Concordo appieno. Concordo appieno. Si fanno le cose delicate, no? Ah, certo. Ecco qua. Adesso questi praticamente li stendiamo e diventeranno i gnocchi. I gnocchi. Che in realtà è una pasta lunga, perché quando uno dice gnocchi pensa sempre... Si chiamano di tanti modi. Sì, chiaro. Poi ci sta il gnocco di patata, certo. Il gnocco a sassello, che è uguale a di Genazzano, molto antico. A sassello, gnocchi con l'acqua bollita. Sì, ne vanno tantissimi. Gnoccacci, sempre su acqua e farina. Allora, qui ci abbiamo messo un uovo. Per tenere un po' più, diciamo, ferma la... Quindi diciamo che come tipo di pasta non è una pasta molto molto sottile, ma resta un pochettino più ruvida, sì, anche un pochettino più spessa. Poi lavorandola con le mani, che la mano calda allunga, e c'ha dà il sapore particolare alla pasta. Noi con che sugo lo mangeremo oggi? Oggi ho salsicce, spuntature e macinato. Proprio il classico. Un sughetto estivo. Leggero. Ma non potremo non assaggiarli. Qui ricordiamo che siamo all'interno del centro anziani di Genazzano, che si chiama, che è intitolato Un vecchio e un bambino. Alla canzone famosissima di Francesco Cuccini, Un vecchio e un bambino, si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera. Che è una delle scene più belle che si possa immaginare, insomma, generazioni, che poi è un po' il nostro progetto, le generazioni che si incontrano. Questo noi lo facciamo non tanto per il gusto di farlo, che è già bello di per sé, giusto, ma per lasciare una traccia, una storia, giusto, ai nostri bambini, quelli che verranno dopo, sperando che poi la tramandino, no? Se dipende anche dalle nonne e dalle mamme. Che meraviglia, come escono fuori, sembra avere un atto magico, si allungano senza rompersi, una cosa... Certo. Una pasta estremamente elastica.
Certo, così deve essere. Certo. Perché, per esempio, appena fatti non vengono la stessa cosa. Certo, devono riposati, sì. Chiaro. Come noi, quando la mattina ci alziamo, se stiamo riposati lavoriamo meglio, no? D'accordissimo. Quindi poi una volta che li assesi li ripassa in farina, questa invece è una farina... Farina di grano duro e mais. E mais. La farinella. Che serve per non farli attaccare, giusto? Per non farli attaccare. Quando li cuoce, no? Sì, adesso diciamo se lasciano lo stesso asciugare, certo. Non cuocerli subito, certo. Si possono preparare anche prima. E allora questa le serve per mantenerli. Allora, siamo del Genazzano e tanta basta. E per cantare siamo fatti apposta. E per cantare siamo fatti apposta. E per dare la guazza a chi incapassa. E per dare la guazza a chi incapassa. Chiarissimo. Così. Beh, per cui... È giusto, ma la bellezza è proprio questa. Anche questa è tradizione. Genazzano. Assolutamente. La guazza sarebbe un po'... Dispetto. Dispetto, sì, insomma. Poi c'è stava l'anziani, che c'è stava qualcuno che mentre faceva gli occhi ci colava il naso, no? allora ci dicevano, entrava qualcuno, siete fermi a mangiare? E secondo dove casca la cuccia? Però era tutto solare, perché chi entrava mangiava. Secondavano chi e era. La cosa bella è questa proprio, cioè il fatto di condividere quello che uno poi andava a fare. Che c'era, se condivideva. Ed è una cosa meravigliosa. Basta, ci stava una forchetta e si mettevano vicino. Al tavolo a mangiare. A mangiare. Cioè, ma adesso dove vai? È pronto? Te fermate qua. E così era. E non c'è stava la possibilità come adesso. Però il sacco della farina... Stava sempre bene. Sempre pronto, pronto, sempre pronto. Era così, era bello. Sì, assolutamente. Che poi la cosa bella è che sembrano venire tutti uguali, è una cosa incredibile la manualità con cui si realizzano, perché veramente... Con la mano devi sentire, ad esempio, quando io faccio così, sento la grossezza sotto. Certo. È la sensibilità della mano. Delle mani, certo. Che vede, sente dove sta più pasta e dove ne sta di meno. E allora facendolo sempre, certo, esce fuori l'esperienza. Ah, sicuramente. Ai nipoti piacciono più fare o più mangiare? C'è qualcuno che ogni tanto la domenica qualche nipotino sì, che però finisce? Io avevo la prima nipotina, che era figlia di mia figlia, quando la domenica venivano a casa e facevo tipo del secondo che tipo, lei se doveva fare i gnocchi li metteva così a una cifelletta, se li doveva riportare a casa per quando ci piaceva di farli. Ah, sì, era bravissima. Anche i nipotini maschi ci si mettevano quando io li facevo, perché magari quando si usano queste cose poi... Ah certo, poi uno vede. Poi io ci davo magari un pezzettino di pasta, facevano pupazzetto, facevano, capito? Certo, è un gioco, diventa un gioco. Diventa, sì, una manualità. Prima le nonne nostre andavano in campagna, no? La sera quando tornavano si dovevano mettere a fare queste cose per la cena. Se no, magari si andavano tutti a metà letto e loro continuavano per giorno dopo a fare queste cose, perché non c'era tempo il giorno. Quindi il sacrificio che hanno fatto tutte quelle persone non deve essere vano, non deve essere dimenticato, no, deve essere mantenuto, no. Deve essere mantenuto in piedi, no, ma quella è la cosa fondamentale, è proprio cercare di raccontare quello che è stato un po' la storia, certo. Di un territorio si può fare in tantissimi modi, diciamo che la cucina è uno di quelli più affascinanti perché ci lega al, certo. Condividere poi assieme una cosa che si è realizzata. Comincia dal lavoro, certo. Dal lavoro, poi dal lavoro la raccolta delle cose, poi la preparazione. Certo. Ecco qui. E più è fatto. Adesso questi li andiamo a mettere in acqua e poi mangeremo. Yeah.
Allora, signora Silvana, siamo arrivati ai fornelli. L'acqua sta bollendo, sento Sì. diciamo, il friccicore che viene su, i gnocchi sono là, sono tutto pronto. Adesso mettiamo un segreto. Un segreto? Un segreto per un Questo non me pochino. l'ha detto però. Vabbè, adesso te lo dico. Il Ah, ah. segreto è segreto. Se no che segreto è se non me l'ha già detto? Anche questo è vero. I gnocchi sono comunque meravigliosi, Mettiamo buttiamo giù tutto. un goccio d'olio dentro Nell'acqua, l'acqua. così non si attacca. A posto. Certo. Gli apro io, vedo la mano? No, ecco. Ho fatto. Perfetto. Andiamo Mettiamo un dentro. goccettino d'olio, Un goccio. oliva, Olio d'oliva. Vedo che non c'ha l'etichetta questo olio. Fosse vostro per caso. proprio nostro, proprio nostro Immaginavo, questo. chissà perché. Perché qua Perché è più infatti buono. si condivide tutto, come abbiamo detto. Assolutamente sì. Ecco. Allora io mi tolgo, lascio campo a lei, buttiamo dentro questi gnocchi. E mettiamo. Il sugo dicevamo che è fatto con le salsicce, Spuntatura spuntatura di maiale di maiale e macinato. e macinato. Che meraviglia! Poi ci si mette il formaggio, penso che piace a Certo, tutti. il pecorino ci si mette. Pecorino, parmigiano, si ammischia. Ma mi diceva pure il maiale è vostro. Sì. Tutto vostro, Abbiamo fatto tutto ma noi. c'è qualcosa che non è vostro? Le mura! Per No, nostro non è niente, perché noi lo facciamo per dare darlo. a tutti, Quindi certo, no, nostro scherzo a non ne facciamo parte. No, la niente. bellezza è che sono tutti prodotti territoriali, questo Di scherzo a Genazzano, parte, eccolo qua. sì. Questo è un L'olio, pezzetto di spuntatura, tutto, tutto tutto vostro, un di pezzetto di Genazzano, spuntatura. Ha come un profumo. Va bene, dopo toccherà assaggiare. Ci sacrificheremo, proveremo. Va bene, grazie. Intanto aspettiamo che escono gli occhi. Siamo finalmente arrivati a tavola, signora Certo, Silvana, signora Rita. certo. Questo è quello che avete creato, che è una cosa meravigliosa. I gnocchi a coda Coda di di sorica. sorica, che è appunto la coda del tavolino. Io anche senza formaggio per il momento li assaggio così natura per vedere come sono Certo, venuti, Così certo. poi vi dico. Sono eccezionali, veramente una cosa meravigliosa. A Meno. me non resta che ringraziarvi del tempo, della pazienza, Per dell'ospitalità. noi è una soddisfazione. Quella è la cosa importante. Non serve Non serve niente. aggiungere No. altro. Allora facciamo un saluto tutti insieme? Come no? Allora, un saluto Da da Genazzano. Genazzano. Grazie a Ciao, tutti. Genazzano. Salute.